Vescovo trafitto sull'altare, santo a torto e a lungo dimenticato. Tommaso Becket, l'inglese, nacque a Londra nel 1100. Lord e cancelliere del Regno d'Inghilterra, studia diritto canonico e per le sue doti viene scelto dal re Enrico II come consigliere fidato. Asseconda il monarca fino al punto di andare contro gli interessi della Chiesa, per questo il re lo nomina arcivescovo di Canterbury e primate di Inghilterra. Ma una volta costituito sommo sacerdote nell'episcopato, Thomas cambia vita, rinuncia a lussi e banchetti scegliendo i poveri a cui ogni giorno distribuisce i pasti. Comincia anche ad andare contro i progetti del sovrano, prima occasione le costituzioni di Clarendon, nella storia inglese un capitolo decisivo. In buona sostanza Enrico II cerca di scrivere leggi a suo favore, andando contro il diritto canonico e limitando la libertà religiosa. Il diavolo si nasconde nelle clausole, tuona Thomas, e nega la firma alla Costituzione, ottenendo anche l'appoggio del Papa, ma ciò non basta a evitargli l'esilio, lo scontro finale quando il re incorona sovrano suo figlio, Enrico il Giovane, senza il beneplacito del primato, ma con la benedizione del resto del clero, vescovi inclusi. Thomas non ci pensa due volte e scomunica tutti, re e confratelli. Chi mi libererà da questo prete turbolento? La celebre esclamazione di Enrico II. Quattro sicari del re lo prendono in parola. È il 29 dicembre, quando irrompono nella cattedrale di Canterbury per assassinare a fil di spada Thomas, episodio fonte di ispirazione letteraria e a cui deve la sua immediata fama di santità per martirio.